Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge Siamo tornati ragazzi in casa Snow e nella mia fantasia ovviamente questa è mh, insomma Oddio ragazzi scusate cosa ho, fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto, scusate scusatemi dicevo nella mia fantasia questa è la mattina ehm, insomma eh, successiva alla scomparsa della nostra aurora perché sappiamo che lei di notte ha preso, è uscita eh, si è scocciata di vivere questa insomma questa vita ehm, così sempre controllata comunque no? E, e ha preso e ha deciso di andarsene, ragazzi. Nella mia immaginazione, magari lei ha lasciato tipo un bigliettino nella sua stanza e, e ora Tiana è qui che sta preparando um, un brunch perché voleva invitare appunto magari no, alcuni membri della sua famiglia. Sapete quanto uh, siano comunque no, um, sempre molto uniti. E i suoi figli invece, insomma, cioè già che si dà da fare, allora abbiamo il nostro caro Henry che ha appena finito di farsi la doccia, non ha, non ha proprio riposato bene Henry stanotte come potete vedere, è come se in un certo qual modo sentisse che c'è qualcosa che non va, ora poi nel dettaglio non sa ovviamente cosa sia accaduto, però sì, è come se sentisse che c'è qualcosa che non va. E quindi il nostro, secondo me, viene qui e abbraccia sua madre perché io me lo immagino molto. molto carino. Comunque, il nostro Harry. Sono tutti i dolci figli di Tiana, a modo loro, in particolare in Lorenz, cioè lui è. Veramente ha dei modi molto suoi perché è eh, molto insomma bizzarro come tipo, però a parte Lorenz, devo dire che gli altri sono tutti molto dolci. però io Henry me lo immagino eh, non al pari di lei, però diciamo quello che in questo momento eh, lo ha sostituito alla grande lui, mamma. Buongiorno, tesoro, buongiorno, perché la mattina magari uno eh, se la prende un po' più comoda, no? E lei secondo me dirà i tuoi fratelli ehm, quindi facciamo che. Non si mette a chiedere di un altro sim, sì, ma magari chiedi della sua giornata, nel senso allora avete programmi tu, i tuoi fratelli per la giornata? Non voglio perdere tempo a prendere mosche ma vorrei invitare eh, la famiglia insomma per stare un po' insieme, è domenica, è una bellissima giornata quindi pensavo di passarla qui all'aperto. Mamma, io non saprei, insomma eh, Devo dirtelo, cioè, nel senso Ho un po' una bomba di emozioni in questo momento Una sorta di esplosione, lei Perché? Che cosa è successo, tesoro? Beh, sai, con Jessica, insomma, mi fa un po' diventare pazzo eh, Però, ecco, io l'amo Oh, quella ragazza! Vedete, visto lo sguardo di Tiana Ah, sì, è un po' particolare, in effetti, tesoro Temo dovrai portare molta pazienza con lei In generale, comunque, i tuoi fratelli hanno da fare quest'oggi E lui, ma... Ehm... Non saprei. Pensavo di preparare anche qualche dolce al forno. O comunque con la mia fabbrica di cupcake. E lui. Va bene, mamma, posso invitare io, posso parlare io con i ragazzi per sapere se hanno da fare. Lorenz ancora sta dormendo, dice lui secondo me. James l'ho sentito che si stava facendo. Credo anche lui una doccia. Perché l'ho sentito nel bagno, insomma, bagno adiacente. Ecco, sali di livello in cucina. Magari vieni anche tu a preparare qualcosa, caro visto che ci tieni in modo particolare. Puoi servire anche tu qualcosa di brunch possiamo fare. Oddio, magari più che brunch potresti infornare qualcosa? Magari dei biscotti. Dei, dei biscotti, dei biscotti allo zucchero. E invece, poi abbiamo il nostro Luis. Bene, malefica. Uh, compenso ai per i diritti d'autore. Va bene. Il nostro Luis, che invece qui ha le prese con la musica. Perfetto, ok. Quindi non ti preoccupare, mamma. Lorenzo non si comporterà da lama, vedrai che resterà qui volentieri. Ok, quello fa il casino e lei dice: Ok, perfetto, allora te ne occupi tu, tesoro. Perché la mamma voleva andare a cucinare qualcos'altro. E sveglia Aurora, per favore. Che direi che basta dormire, è mezzogiorno passato. Eh, tesoro mio, vedrai adesso. Allora, prepara qualcosa di verde, quindi del, dei cupcake al caffè arabico alla menta, perché ovviamente ce la vedo. E secondo me, lui, certo, mamma. Ora vado a svegliare anche Lawrence. Secondo me dirà. Quindi vieni qui e sveglialo. Del tipo, ehi, forza, in piedi. La mamma vuole invitare la famiglia a pranzo. Quindi ti devi alzare. Eh, ce la facciamo, ragazzi. Qua mica è semplice la cosa. Chi ti chiama, tesoro? Chi ti chiama? per farti sapere che è deceduta. Pensavo. Ma chi è deceduta? Scusami. Ah, quella tizia senza nome, ragazzi. Eh vabbè, Tiana, ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo davvero una ragione. Lui, che cosa c'è? Sono andata a dormire tardissimo. Per occuparmi dell'orto, non potevi lasciarmi dormire. Sta dicendo lui, eh, lo so. Ma vengono. Ecco, sviluppa l'inicizia. Sì, dobbiamo assolutamente farlo. Ascolta attentamente della musica, va bene. Ma vengono i parenti, quindi forza devi prepararti. Ah oh, sì, che lagna che siete tu e mamma. Eh, perché secondo me ragazzi, sì. Diciamo che lui se non c'è Ray con cui prendersi, se la prende volentieri con Harry. E ora il nostro andrà eh, qui, a bussare alla camera di sua sorella. Quindi secondo me viene qui e dice Aurora Sei sveglia Ha raggiunto la luce di cottura al forno Perfetto non bruciarmi niente ci sei Guarda Devi alzarti Dai basta dormire Secondo me dice lui ragazzi ma non è che entra Perché magari pensa sta ancora Sonnecchiando forza 10 minuti vengo a Richiamarti eh svegliati che abbiamo Ospiti a pranzo mamma vuole Insomma che ci facciamo trovare pronti Perfetto, quindi Luis, che c'è Salvatore? Ma basta, Salvatore, hai rotto le pere. Ho raggiunto il livello 3. Ok, ha aggiunto il livello 3, perfetto. Che c'è? Oh no. Sempre lui, ragazzi. Il, il caro Kengo, va bene. Ok, Kengo, guarda. Non è il momento adatto, te lo dico proprio sinceramente. Sì, abbiamo visto, ok, quindi in questo momento, lo so, tesoro. Sei molto triste a causa di questo lutto, ma pensa a te, ma non è giusto, ok? Allora, forza. Portiamo a tavola anche i cupcake, tesoro, visto che li hai preparati. Lui ha preparato anche i biscotti, voglio dire, siamo super organizzati, qua non ci manca niente. E tu, av Tierino, avevi preso il compito... insomma... Avevi detto a tua madre che avresti contattato tu tutta la ciurma Quindi secondo me lui adesso inviterà nell'otto attuale Insomma i suoi parenti, quelli insomma ragazzi prossimi diciamo Quindi Mary, O non mi ricordo se ho fatto il look Ragazzi quindi se vedete il look osceni sapete che non li ho fatti Perla, perla no, non ho sistemato il look Vabbè Aurora noi ovviamente non la chiameremo eh, Jessica, Maria, Ray, Pisola e Jacques Mentre poi toccherà ovviamente a lei ragazzi contattare um, gli altri Quindi facciamo, scusami, facciamo l'invita nel lotto attuale E lei ovviamente ecco andrà a invitare Brontola, Eola, andrà a invitare Pisola um, Ray, ragazzi, non mi ricordo, mi pare sì. Ok, l'avevamo detto Ray, se non ricordo male, quindi sì. Lei inviterà gli altri perché appunto voleva, voleva trascorrere questo tempo in famiglia. Ci mancavano anche i cosi qua, malefici gnomi, forza. Prendili tu tesoro, poi dopo troveremo una collocazione. Ok, non tutti, pisola già qui era cucciola da fare, ok, perfetto. Non tutti riescono a venire, ma ci sta. Ok, perfetto. Vediamo se sono già arrivati. Oh, ok piano piano stanno arrivando tutti Perché sì, ragazzi Sapete no Io ora Tiana me la immagino comunque Molto impegnata con uh, um, mm, mm, No però con loro no Ormai Anastasia Fan Club ragazzi Non ha Ahimè più senso di esistere Quindi lo eliminerei E andrei però nell'Happy Family Magari a modificare il club Eliminare No e magari inserire invece ehm, gli altri membri della famiglia per esempio pensiamo loro ok poi possiamo anche inserire abbiamo detto anche pisola io volevo più che altro inserire ecco quindi 1 2 3 4 5 6 perfetto loro volevo inserire soltanto loro Così inizieremo con loro il raduno per stare più tranquilli, ragazzi, oggettivamente. Che altro abbiamo sorelle e sorellastre? Anche questo, ragazzi, non serve più. Triste dirlo, ma è vero. E quindi sì, lui, ragazzi, sta con il plumbob girato per ovvie ragioni. Ehm, prenditi magari qualcosa, caro mio. Magari ecco, una medicina. Ma addirittura... Allora vai, forza. Vai, vai da solo, però. Ok, con tuo fratello, uno dei tuoi fratelli, vedo che hai un rapporto veramente pessimo, perfetto, sono veramente felice di saperlo. E gli altri forza che ci raggiungano tutti qua perché devono accogliere, insomma, i cugini. Basta, facciamo la finita per cortesia. Chi ti chiama, caro? Chi ti chiama? Uh, non abbiamo avuto modo. No, non abbiamo avuto occasione di incontrarci, ma una delle mie amicizie non perde occasione di essere le tue lodi. Non se la sente di chiederti di uscire, ma che cosa vuoi per vedere la tua. Della sua timidezza, quindi ho pensato di calarmi Nel ruolo di Cupido. E lui, ragazzi, ovviamente capirai, onesto com'è, dirà: no, grazie. Dice: no, guarda, io sono fidanzato, non, forse non ti hanno informato. Non ti hanno informato, ma io sono già impegnato. Lui, ragazzi, per carità, cioè, onesto, proprio, fino al proprio. Un... Totalmente, non c'è proprio speranza che possa comportarsi in un modo, comp in modo diverso, ragazzi. Diciamocelo: lui è fatto così. Quindi fai una cosa: accendi un po' di musica, F mettiamo. Uh, ma un po' di musica, magari. Jazz, dai. Onoriamo tua madre con della musica jazz. Perfetto, il volume è regolato sul minimo. Ok, perfetto. Quindi vediamo di uh, poi creare. Ecco, iniziare il raduno anche con lei. Uh, magari, vediamo un po'. Cugini, ecco, ragazzi, bene o male. Quindi inizia il raduno anche con loro. Oh, iniziano tutti un po' ad arrivare. Perfetto. Sì, a parte questo, ok, va bene, puoi iniziare un raduno per essere sicuro che venga lei, però alla fine della fiera, ragazzi, stiamo a posto così. Perfetto, e stanno cominciando ad arrivare, quindi cosa accade, ragazzi, in questo momento? Che eh, sono passati dieci minuti, no? Quindi mm, non si fa viva e quindi lui verrà qui di nuovo eh, a chiamarla. Nel frattempo tu fai una fammi una cortesia, caro? Dov'è vostro cugino che l'ho visto veramente mh, a pezzi? Dov'è? Sta già andando a prendere cibo? No? Che stai facendo, caro, qua chiuso in bagno? No, no, stai tranquillo, noi ti sistemeremo presto con qualcuno comunque, non ti preoccupare. Uh, vai ad abbracciare affettuosamente tuo cugino, parla un po' con lui, del tipo: Ma tutto a posto? Ecco, raccontagli magari una storia incredibile, chiedigli un attimino della sua giornata ragazzi immagino cose del genere quindi chiedili della sua giornata e tu magari invece che c'è qua chiacchiera con Jessica no non devi chiacchierare un attimo tu con Jessica volevo insomma c'è cioè, tuo zio qui o comunque quello che è magari ecco discuti degli interessi discuti un po' con lui di musica impara a conoscere per esempio Uh, parliamo della temperatura fredda, ma volevo anche discutere un attimino di musica. Quindi parla con lui della tua band preferita, immaginiamo. E poi tesoro, con chi stai parlando scusami? State parlando tutti insieme allegramente, dove sei? Me la sono persa, Tiana, ragazzi. Sì, ovviamente, già sono qua. Ok, perfetto. Quindi abbraccia tua nipote, insomma, sono tutti qui, no, al si sa, trascorrere una giornata in famiglia Quando il nostro appunto eh, Non vede ancora arrivare Aurora E non è da lei ragazzi Lei insomma è sempre una delle prime ad alzarsi Magari si è un po' pigra oggettivamente Però si è chiamata, ecco no mm, Aurora sta dicendo Guarda che sto per entrare Quindi a questo punto Vediamo se la porta è bloccata Sblocca perché io immagino ovviamente che la privacy per Aurora non esista, ragazzi. Quindi lui entra. Sto entrando, Aurora. Dice: Ma Ma qui non c'è nessuno. Poi, ragazzi, secondo me, si avvicina qui. Osserva più che altro per capire, le ha dato da mangiare, non le ha dato da mangiare. E vede, ragazzi, che um, diciamo la ciotolina è stracolma. E quindi dice: Sì, le ha dato da mangiare. Poi immaginiamo che sia lui, ragazzi, a trovare qua tra i libri, qua vicino, un biglietto. Quindi vieni qui e fai, non lo so, osserva qualcosa. Immaginiamo che stia osservando, ragazzi, qualcosa. Tipo, si siede un secondo qui, si siede. Ma perché sei molto giocoso? Per aver guardato. Mamma mia, santa, ragazzi inizia a leggere il biglietto. Immagino che nel biglietto ci sia scritto mi dispiace tanto. So che mi odierete però io non, non potevo più vivere così. Ehm, tante volte vi ho chiesto di venirmi incontro, di, ehm, di, eh, insomma, di, di, di mettervi nei miei panni, di eh, aiutare, aiutarmi ehm, a comprendermi, insomma, cioè, di comprendermi, insomma, tutte queste cose qua. Quindi so che mi odierete, non vi dico dove sono andata, ma sono andata via. E quindi, ragazzi, ovviamente a questo punto lui molto giocoso perché secondo me all'inizio pensa che sia uno scherzo. Poi immaginiamo che andrà da sua madre con il bigliettino, perché immaginiamo, ragazzi, quella farà mh, prima di venire qui un attimo al volo il giro delle stanze, non la vede da nessuna parte. Chiederà ai suoi fratelli: Ma avete vista Aurora? No, da ieri sera non l'abbiamo più vista, insomma, e, e quindi di conseguenza mi entra un po' nel panico. Cosa state facendo voi qua? Spettegola con pisola, ok, perfetto, <ride> perfetto, ok, abbraccia affettuosamente la piccola Mary E quindi lui verrà qui, chi è ora che è furente? No, patata, perché? Ma non devi essere furente tesoro, controlla le emozioni dai E lui verrà qui e dirà, mamma guarda, io temo che sia accaduto qualcosa tesoro un attimo mi sto occupando della tua cuginetta tesoro cosa c'è? Eh? oh no tesoro non devi essere sempre arrabbiata eh lo so è difficile è difficile ragazzi secondo me lei ha un po' il carattere della madre e per di più um, ecco cerca di calmare secondo me ragazzi poi suo fratello eh, scusa cioè volevo dire sua sorella sì, non è poi così in grado ragazzi di tenerla a bada Quindi lei discuterà dell'umore furente Quando il nostro però si rende conto che sua madre insomma non se lo sta minimamente filando Quindi poi um, fai di nuovo, condividi, fai condividi il fardello emotivo um, Un attimo Harry ora sono impegnata Secondo me ragazzi lui lo dirà a sua cugina è perché inizia seriamente a preoccuparsi, ragazzi, per la situazione. E quindi dirà, cuginone, lei, eh, ciao, cioè lui, ciao, scusami, ero, ero distratto, ma tutto bene? Sembra, non lo so, ti è scappato il gatto? E Lui, eh, non abbiamo un gatto, non capisco. Era una battuta, sta dicendo lei. No, è che sono agitato, so che succede? E secondo me, ecco, adesso lui dirà. Magari immaginiamo che dirà della giornata e poi farà una conversazione profonda con lei. Dirà: Aurora se n'è andata e le mostrerà il biglietto. E in un certo qual modo devo parlarti: è una cosa seria. Sta dicendo: Non capisco che succede. Problemi con la tua fidanzata? No, magari, ma sono sicuro che qua ci scappa il morto oggi. Addirittura, che cosa però sta succedendo? Mia sorella Aurora è sparita. E lei già, già corre a cercarla, ragazzi. Un attimo, voglio dire, stiamo calmi. No, no, no. Con calma bisogna affrontare le cose. Questo è dovuto andare al lavoro. Quindi, ok, lavora sodo. Tu, qui che stai facendo? Eh, ah, con tutta la famiglia, guardate che belli, ragazzi! Ma io li adoro troppo, veramente. Loro stanno qui: stanno chiacchierando. E racconta una storia incredibile. Insomma, chiacchiera un po' con tutti. È una cosa bellissima, questa, ragazzi. Mi dispiace troppo disturbarli perché, cioè, è troppo bella come scena. Veramente, tutti qui intorno. Fai una presentazione amichevole, ovviamente, con chi non conosci. Fai una presentazione amichevole anche con lei. Uh, non so, parla del club cugini. Fai un po' quello che ti pare. Lui sta qui, e a questo punto, lei è partita subito a cercarlo. Lui. Eh, allora, sta dicendo, hai intenzione di trasferirti anche tu a breve, Henry? Oppure resterai qui? E lei, ah, è uno dei miei pensieri questo. Non vorrei mai che Henry se ne andasse, veramente, non vorrei che se ne andasse. E adesso, magari, secondo me, mh, lei proverà a chiedere alla piccolina della scuola e dice, sei così arrabbiata tesoro? Sono arrabbiata perché sono venuta qui e Aurora non c'è. E io mi diverto solo quando c'è Aurora. E lei, tesoro, ma cosa dici? Forse sarà in camera sua a fare i compiti. Eh, mamma. Ecco. No, non è nelle, in camera sua. Lui, poi, ragazzi, ha saputo, magari, della dipartita di un'amica di sua madre. E magari lei, zia, ma sei triste? È successo qualcosa? E lei, secondo me, tipo dirà: Sai, una cara amica della zia non c'è più. Eh, fortuna che dovevi tirarla su, di morale, tesoro. Ehm. Um... Però, ecco, canta della festività del giorno della nuova abilità, perché dirà: però tu non devi preoccuparti di questo. Dentro trovi del sano cibo spazzatura. <ride> Magari vado a dire a tutti che è pronto, eh. Mamma, sì, perché lui, ragazzi, non vuole allarmare sua madre. Lui vorrebbe dirlo: ecco, fortuna che tu dovevi preoccuparti, va bene. Lui vorrebbe più che altro coinvolgere i suoi fratelli e i suoi cugini. Cioè, non vuole ovviamente che gli altri che tutti si preoccupino. Magari Aurora ha solo fatto no, un po' tipo una mezza pazzia, ma magari sta soltanto, è arrivata soltanto al parco tipo cittadino, sta, sta facendo quattro passi secondo lui, no? E quindi ora secondo me mh, facciamo una cosa, vieni qua, vai qui insieme, vado ad avvisare tutti, eh mamma? Certo, ok tesoro, come no? Perché lui dovrà assolutamente, ragazzi, cercare di uh, trascinare... Ok, anche lui inizia a lavorare fra circa un'ora, ma tanto non c'è. Quindi, secondo me, ragazzi, lui con la scusa del, um, di andare dal dottore, in realtà se direttamente proprio svignata e tanti saluti. Perché non, non ama molto stare in compagnia, insomma, sappiamo com'è fatto. E, e quindi sì, potresti, potresti non farti la doccia in questo momento, ragazzi. Mamma mia, sì, vedi se riesci a chiamare magari tuo fratello, che qua non sta arrivando proprio nessuno, non gliene frega un per a nessuno. Quindi chiama da te, ecco, uh, chiama anche lui, per favore. Sì. È mitico. Ok, perfetto, chiama da te anche lui. In questo momento ci sono soltanto eh, loro due, quindi. Ragazzi, non è? Potreste un attimino come dire venire qui? Cara tu è arrivato anche dotto, magari vieni a salutarlo, perché direi che è proprio il caso, quindi abbraccialo affettuosamente. E poi vieni qui anche un po' a parlare. Ecco, usa interazioni buffe con Brontolo. Ok, perfetto, vieni qui, vieni a... magari a raccontare una barzelletta sui marziani, se lo dici tu Tesoro, va bene. Perché lui ora dirà: eh, ragazzi, mh, potreste venire un secondo? E ovviamente ragazzi dirà a tutti quello che è successo, ovvero che mostrerà il biglietto ad Henry. Quindi dirà che succede, non vieni dentro a mangiare qualcosa con noi? Sta dicendo... Eh, io non so come affrontare la situazione. Eh. Oh, vi prego, non uh, una riunione di famiglia adesso perché c'è gente. E lui, ma di che parli? Cosa succede? Sta dicendo. E secondo me adesso lui farà. Um, chiederà della sua giornata. Nel senso, ma avete visto Aurora? O l'avete sentita per caso? Conversazione personale profonda, esatto, a cui ti volevo. Perché i fratelli, ovviamente, diranno Aurora. No, mm, starà in camera sua. A rifarsi il trucco. Mm, ma la mamma, piuttosto, cos'è successo? Tesoro, te ne devi andare. Perché qui. Insomma, ecco. Magari starà solo in camera sua ad ascoltare della buona musica, sta dicendo. Perché tanto, tanto allarmismo? E lui, dai, bros, non sarà successo niente. Qual è il problema? E lui a questo punto, ragazzi, vuoterà il sacco. Dirà: Non voglio rovinare questa splendida giornata, ma Aurora è sparita. Cosa? Stanno dicendo loro. Come è sparita? Non può essere. Ti stai sbagliando. Ecco, si trova al lavoro, perfetto. Mi raccomando, caro lavora sodo perché assolutamente sì. Vi dico che è sparita, ho l'ha trovato questo biglietto. Ma non è possibile, rei? Tu non ne sai niente, perché effettivamente Aurora sappiamo. Um, che il fratello, diciamo, con cui va più d'accordo è il nostro rei. E quindi in automatico i fratelli pensano Tu non sai nulla Ragazzi tutto bene vero? Uh, una meraviglia certo Ma ci scappa il morto sta dicendo Ma smettila di essere così melodrammatico Ad Aurora non sarà successo niente Avrà avuto una piccola alzata di testa E sarà andata in giro Magari è da qualche amica Lei non ha amiche Dicerei Gestisci lo stagista James sta assegnando uno stagista da formare e gestire Come deve organizzarsi James con lo stagista? Uh, distribuzione di caffè Dai partiamo con cose semplici eh, dai Sta dicendo la mamma ne morirà quando scoprirà che è sparita Perfetto, ok, allora Abbiamo un compito, siamo i suoi fratelli Il nostro compito è Trovare la nostra stella, nostra sorella Sì, sono d'accordo, dovremmo andare in giro a cercarla Ok, va bene, potremmo Cosa succede? Eccola lì ah, Potremmo iniziare dal parco, tipo lui Niente cuginetta, cosa vuoi che succeda? Sta dicendo Nulla di importante. È dentro che è pronto da mangiare, sta dicendo lui. Dobbiamo assolutamente cercarla. Anche perché, insomma, tra poco sarà quasi ora di cena. La mamma ora c'è tanta gente, non, non se ne sarà magari neanche accorta, però tra poco se ne accorgerà. Propongo di dividerci e andarla a cercare. La mamma evidentemente sarà stata impegnata con i suoi dolcetti lì alla fabbrica dei, dei cupcake e non se ne sarà minimamente accorta. E lui sta dicendo sì, ma neanche noi ce ne siamo minimamente accorti. Insomma, vivo in casa con voi, come avete fatto a perdervela? Eh, Harry? Soprattutto a te mi rivolgo. Se forti sei troppo tempo davanti a quel computer, sta dicendo. Senti, faccio del mio meglio. Qui non è, non è facile mandare avanti la baracca. Soprattutto quando sappiamo tutti che abbiamo chi ci rema contro. Eh sì, il compleanno di Luis. Fra un paio di giorni, mamma mia, anche lui sta per diventare giovane adulto. E, cioè, Lorenzo non è certo un tipo che collabora, no? Quindi è difficile far prendere il sole sempre in questa famiglia, io lo dico. Però ora dobbiamo fare qualcosa. Quindi fai una cosa, caro mio. Tu in particolare, ahimè, sarai costretto ad interrompere. a terminare il raduno con lei. Dobbiamo andare a cercarla, non dobbiamo perdere assolutamente tempo. Ma se ora ce ne andiamo via così, se ne accorgeranno. Come facciamo a non far entrare tutti nel panico? Mangiamo qualcosa e poi ce la svigniamo. Ok, ottimo piano. Non daremo nell'occhio, ok, sì, va bene, perfetto. Quindi fate una bella cosa. Io non so se questo. Sarà effettivamente un ottimo piano, ragazzi. Secondo me, anche no, però sono dettagli. Uh, dunque, inizia il raduno. Ecco. Ora, parte. Cioè, chi può e chi non può, ovviamente. Prendi una porzione. Prendete una porzione insieme. Fate quello che potete prendi una porzione insieme, fate quello che potete insomma io immagino che insomma è così per non dare troppo nell'occhio magari i nostri ragazzi inizieranno un po' così no? prenderanno una porzione e staranno in compagnia eh, fai una cosa, prendi una porzione insieme tesoro e magari eh, in questo momento Henry dirà a Perla tu devi stare qui, devi distrarre eh, nostra madre Quindi facciamo che le dirà, um... ecco, chiedi un chiedi della sua giornata, Del tipo ha impegni per dopo? Secondo me le chiederà più che altro questa cosa. Tesoro, ma sei incinta? Yeah, perché mi sembra proprio di sì, oh mio Dio, sei incinta di nuovo! Meraviglioso, Poi fare una presentazione garbata con lei, perché insomma vorrei che conosceste un po' tutti, ma ogni volta ce li perdiamo, Santa Peppa. Eh no, perché non ti avevo visto, io avevo visto lei! Oh, sei incinta, patata che gioia Ok, perfetto E lui dirà, guarda, hai da fare Tra poco Sorridi Non dobbiamo far capire a mia madre che siamo nel panico Lei, beh, no Non ho da fare, bene, perfetto Dovrai distrarre nostra madre Oh, santo cielo, e che cosa mi invento? Secondo me dice lei adesso Non lo so Ma dobbiamo andare a cercarla Secondo me, se no, entra subito nel panico non voglio che le venga un coccolone, sta dicendo lui. Eh beh, certo, giustamente. E quindi le dirà qualcosa: tipo: Fai in una, ecco, una conversazione profonda. Puoi fare qual è una conversazione profonda? Dai, puoi sicuramente farla una conversazione, eh? No, dai, condividiamo un segreto. Dirà: il nostro piano è questo, e racconterà un po' quello che hanno deciso i ragazzi. Come mettersi: insomma, come si sono messi d'accordo, insomma, no? E quindi, ragazzi, sì. I nostri fratelli Snow eh, ora sì che sono preoccupati perché hanno veramente capito che Aurora se n'è veramente andata e la nostra ancora non ha, non ha realizzato perché capita spesso magari che Aurora non, non si ha poi tanto di compagnia, cioè lei ama queste occasioni. Però immagino che magari quando ecco, lei abbia chiesto di nuovo, immagino lo chieda a lui adesso, ma tua sorella? Magari ecco, fai amichevole, fai, chiedi di un altro sim, ora lei chiederà appunto, ma Susi l'abbiamo vista? Vabbè, lasciamo stare, chiederà appunto di Aurora e lui dirà, mamma sai, chiusa in camera sua... Ha un po' di mal di testa, voleva riposare un po'. <ride> sta dicendo, quindi. Gliene, insomma, la infinocchiano un po' così, ragazzi. Eh, non so. E ovviamente. No. Tutto a posto, mamma! Ha solo un po' di mal di testa. Ha chiesto di non essere disturbata. Lo sai, è in gamba, ma eh, ovviamente il mal di testa può venire a tutti. Certo, tesoro, non farti sgamare, però. Eh, cercano, ecco, comunque, di infinocchiarla così. Sono consapevoli, ragazzi, che non durerà in eterno sta messa in scena per ovvie ragioni. Però, insomma, come dire, cercano di prendere. Prendere tempo. E quindi ragazzi, con l'immagine della famiglia Snow, diciamo di nuovo riunita, ma ehm, diciamo con la maggior parte degli Snow inconsapevoli di quello che sta accadendo in questo momento, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Diciamo che ehm, è proprio la quiete prima della tempesta, ragazzi, perché insomma ancora non è esplosa la bomba, ancora nessuno. Ufficialmente sa che Aurora è scomparsa, a parte i fratelli Snow e alcuni poi dei fratelli Snow, nemmeno tutti. E secondo voi, vi domando, guardate il tono, cioè lo sguardo con cui lo sta, l'occhiataccia di Perla, dovete dirglielo, ma siete impazziti? Eh? Non è che posso distrarla con la musica mettendoci di musicale? Dovete dirglielo, è la figlia? Ok. Secondo voi, per la ragione, Tiana deve essere informata oppure il piano dei tre fratelli Sno ha un suo perché? Cioè, voi l'avreste detto immediatamente alla nostra Tiana che sua figlia, diciamo, non si trova più? Oppure magari avreste anche voi cercato di, pre di insomma, prendere tempo eh, per andare personalmente a cercarla? Sono curiosa di sapere cosa ne pensate, però intanto noi ci fermiamo qui. Se l'episodio video vi è piaciuto ragazzi vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi Programmazione del canale, playlist, link ai canali di miei amici youtuber Quindi mi raccomando ragazzi andate iscrivetevi perché ne vale veramente ma veramente la pena E come dico sempre cercate di sostenere al meglio delle vostre possibilità eh, Gli youtuber, i canali comunque degli youtuber, dei vostri youtuber preferiti io, ragazzi, vi auguro una buona giornata o una buona serata. Secondo il momento che guarderete questo episodio, fatemi sapere cosa ne pensate e cosa accadrà secondo voi. Vi abbraccio forte, sul Soul Simmers!